Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto, un nuovo videocorso che nasce per rispondere ad una richiesta che molti mi hanno formulato proprio in questi giorni. Come creare un semplice closed test, cioè un quiz con un testo bucato per attività di comprensione legate a diverse discipline? Ebbene, una delle mie risposte è proprio questa, WordWall. Sito di riferimento wordwall.net, un'applicazione freemium, cioè in parte gratuita e gratuita per i nostri bisogni, che ho già trattato in realtà qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea. Andate a ricercare il videocorso di cui parlo, in cui ho commentato la procedura per creare un quiz con gli abbinamenti, ad esempio paese e capitale. Vediamo invece come usare WordWall per creare un testo bucato. Attenzione! La versione gratuita ci fa scegliere tra 18 attività interattive, ma creiamo per ogni account che si registra 5 quiz, cioè 5 risorse. La prima volta occorrerà cliccare su iscriviti, altrimenti, come nel mio caso, clic su accedi. Ci chiederà di confermare l'account già impiegato in sede di registrazione. Clicco sul tasto blu Sign in with Google perché nel mio caso io ho utilizzato un account Google Workspace, quindi uno dei miei account istituzionali. Vado a digitarlo perché il mio browser Google Chrome in questo caso non lo ha memorizzato. Andiamo dunque a digitarlo correttamente, facciamo seguire la nostra password e poi saremo nel cruscotto, cioè nella cosiddetta dashboard di WordWall. Per iniziare un clic su Crea un'attività. E come vedrete, ecco le tante proposte di WordWall. Segna, vedete, che io ho già impiegato una di 5 risorse. In questo caso vado a scegliere per l'appunto parola mancante. Clic. Come comportarci? Allora, nella riga titolo attività, clicco, con il tasto gomma sopra l'invio, rimuovo il testo preconfezionato e digito nella nostra simulazione di oggi una ipotetica attività di comprensione per tecnologia sulle fonti rinnovabili. E quindi scrivo qui proprio close test fonti rinnovabili. Poi nel campo con il numero 1 clicco, faccio clic con il tasto destro del mouse, dunque scelgo incolla come solo testo con il tasto sinistro e vedete che essendo questo testo frutto di una operazione di copia e incolla, c'è per esempio uno spazio omesso, vado a cliccare, spazio, che vado subito a fornire correggendo. Il mio testo di esempio. Come faccio a segnalare quali siano le parole in realtà oggetto di buco che poi dovrò posizionare nel mio testo? Beh, ho diverse strade. La strada in realtà più rapida è quella di effettuare un semplice doppio clic sulla parola mancante di mio riferimento. Vedete, energie rinnovabili. Due clic su energetiche, combustibili due clic, carbone due clic, perché no? Fonte di due clic, fonti fossili due clic, e vedete che in questo caso ho ribadito, no? La parola bucata che poi l'alunno dovrà trascinare per completare la frase. Vediamo un pochettino, due clic su sostenibile, alternative, normativa italiana di riferimento, ecco, sole due clic. Vento, eccetera, eccetera. Simulazione. Bene, se riteniamo di aver completato il nostro quiz, non ci resta che cliccare su fine. Correggi gli errori sotto e riprova. Vedete, ci segnala, e colgo appunto l'occasione per mostrarvelo, che non ci possono essere elementi duplicati. Nel nostro caso, secondo me, qua c'è un doppio fossile X, che infatti vado a rimuovere. Allora, andiamo a completare l'operazione con fine e ho colto l'occasione di pretesto per mostrare come la gran parte delle applicazioni didattiche siano veramente da utilizzare facendoci guidare nella lettura dei diversi blocchi che le compongono e leggendo eventuali messaggi di errore per poi porre in essere la migliore soluzione. Closed test fonti rinnovabili. C'è una via. Oppure c'è un condividi, clic, che è quello che ci consente di rendere la risorsa pubblica, oppure dirigere, diciamo,
questo compito sugli studenti. Io ora clicco su Rendi pubblico, nel senso che posso catalogare a mo' di buona pratica il mio closed test, lo vedete, fonti rinnovabili. Digito, anzi, clicco secondaria di primo grado e poi vado a cliccare tecnologia, vado a cliccare su pubblica ed ottengo un comodo link che mi è possibile, lo notate, sia con un clic su copia che con un clic sull'apposito pulsante bordato di giallo e di colore verde, Classroom, condividere direttamente, ad esempio, nel mio corso di riferimento, nello stream, quindi bacheca, o creando un compito. Bene, io ora clicco su copia. Come sapete, ormai in molti miei videocorsi simulo sostanzialmente il lato alunno. Vado proprio nel mio Google Chrome a cliccare sui tre pallini in alto a destra, dunque su nuova finestra di navigazione in incognito. Clicco con il tasto destro del mouse, scelgo, lo sapete ormai come scorciatoia, incolla e vai con un clic tasto sinistro e eccoci qui, lato alunno. Quiz, avvia, voilà, completiamo le energie rinnovabili, sono fonti energetiche alternative. Ora andiamo a scorrere, naturalmente, insomma, la mia intenzione non è di completarlo necessariamente tutto, ma di mostrarvi che abbiamo un closed test con un conto non alla rovescia, ma progressivo. E indica a titolo orientativo quanto tempo si impieghi per poterlo naturalmente svolgere. Clicchiamo su invia risposte e abbiamo la possibilità di chiudere la nostra compilazione. Ecco dunque come un closed test, che peraltro ben inteso può essere concepito e pensato anche con i moduli di Google, può essere così predisposto con una grafica in qualche misura accattivante, ma mantenendo la sua cifra di semplicità, che poi è quella che naturalmente interessa non soltanto noi, ma che è utile perché per gli alunni queste attività non siano, tra virgolette, solo giocose, ma stiano invece improntate alla gamification, cioè il principio per cui possiamo apprendere anche in chiave ludica. Spero di essere stato utile anche in questa circostanza e un caro saluto ancora dal vostro Andrea Cartotto. Ci vediamo nel prossimo videocorso. Ciao!